Trofeo delle Regioni 2013 a Genova, Presidente Petrucci, un'organizzazione che si è sforzata parecchio per regalare a tutte le rappresentative partecipanti la migliore ospitalità, prima giornata di gara, che impressione ha? Ma complimenti al nostro Presidente regionale della Liguria che è stato molto bravo, efficiente, una buona organizzazione, devo dire che sono tutti soddisfatti, io in modo particolare perché ho visto un'organizzazione serena, tranquilla, e poi organizzare in Liguria non è mai stato facile, la pallacanestro sta ritornando dopo tanti anni e abbiamo bei numeri e questo è il merito del Presidente regionale della FIP e di tutti i suoi collaboratori. Questo è un torneo importante per la federazione, un torneo che ha una storia, è un torneo di rappresentative che potrebbe avere anche dei giovani interessanti poi per il presente e futuro, per cui lo guardiamo con grande attenzione sia al maschile che al femminile. E sarà quasi una settimana di bel basket. Occasione anche per tutti i tecnici federali di scoprire quelli che sono i giovani talenti per le nazionali del futuro. Sì, diciamo i tecnici federali, ma anche per gli arbitri che oggi sono qui potrebbero avere poi anche un bel futuro nella nostra organizzazione, nella nostra federazione, saranno visionati dai responsabili arbitrali. Diciamo che è una vetrina veramente interessante, una tappa importante per la Federazione Pallacanestro. Ecco, aver assegnato questo evento a Genova, che cosa significa? Ma significa avere tante regioni che sanno organizzare. La pallacanestro è uno sport bello, affascinante, importante. È chiaro che oggi, toccando la Liguria, vedendo questa organizzazione, il nostro impegno è di ritornarci. Una Liguria che esprime sicuramente delle buone formazioni a livello femminile, il maschile invece bisogna un po' lavorare. Ma ci sono momenti, ci sono periodi, per cui è chiaro che la Liguria, Genova non può essere solo calcio e questa è una soddisfazione anche per me che vengo anche dal calcio, ma dal CONI soprattutto, per vedere che lo sport si sta diffondendo, specialmente il basket, in tante regioni ed è importante che in Liguria abbiamo questo palcoscenico. C'è qualche consiglio che può dare ancora al Presidente Bernati, che è già al suo terzo mandato e prosegue a lavorare con grande entusiasmo? No, io non do mai consigli, i consigli li do a me stesso, che lui è stato bravo e dimostrato che è stato anche eletto vicepresidente del CONI, per cui è la sua capacità, non la mia.